Penso che per prima cosa sia necessario spiegare a chi non è scultore alcune cose riguardo questo capolavoro che può forse lasciare perplessi. Per esempio, il braccio qui a sinistra sembra non abbia rapporto con il resto, e forse ciò richiede una spiegazione per chi non esercita il mestiere di scultore. Secondo me, la spiegazione è che questa scultura è modellata nello stile che noi possiamo vedere nelle gambe, cioè lo stile di 15 o 20 anni prima che Michelangelo morisse, quando ancora non era arrivato al culmine della sua arte. Mi pare che egli sapesse che avrebbe mutato il suo modo di concepire la vita e incominciò, giovane uomo, con tutto l'entusiasmo del Rinascimento, scoprendo l'arte greca. In effetti, egli fu in tutto e per tutto uomo del Rinascimento. Invecchiando, egli incominciò a diventare più religioso, a subire l'influenza della contessa, la poetessa Vittoria Colonna, e dei suoi amici. Sentì sempre più profondamente la religione e l'etica cristiana. Credo che questa composizione, completamente finita, avesse e testa e spalle, e fosse tutta scolpita in uno stile unitario. Ma forse durante il periodo dell'evoluzione dell'artista rimase senza destinazione nella sua bottega, mentre il Vasari dice che l'aveva donata ancora 3 anni prima di finirla ad Antonio del Francese. E ritengo che, maturando con gli anni il suo modo di considerare l'esistenza e avendo continuamente sott'occhio l'opera, venne nella determinazione di modificarla. Probabilmente la parte superiore della scultura la distrusse, non la modificò soltanto. Incominciò quindi a rimodellare la propria idea della pietà, della Madonna e del Cristo morto. Così ora ci troviamo di fronte a 2 stili. L'ultimo, il più recente, di tipo espressionistico gotico, e la parte più antica, originale, in stile realistico anatomico. Le gambe del Cristo ci appaiono bellissime e la composizione sarebbe forse stata esteticamente perfetta se fosse tutta scolpita nello stesso stile delle gambe. Ma così come ora, questa è per me la scultura più commovente che sia mai stata creata da un artista. Mi sento profondamente commosso dalla tenerezza, dalla straordinaria drammaticità e spiritualità della Madonna, dei volti, delle mani. Ritengo che innanzitutto dovremmo girare attorno alla composizione e mostrarvi questo braccio, il braccio destro del Cristo distaccato dal corpo. Se l'avesse continuato, se avesse fatto anche la spalla, sarebbe arrivato all'altezza della testa del Cristo. Questo conferma che la prima parte della composizione, la primitiva, fu scolpita circa 20 anni o più prima della testa e delle spalle. È opportuno spiegare il modo di lavorare di Michelangelo scultore. Egli incominciava a scolpire scalpellando la parte frontale. Per esempio, nelle statue dei cosiddetti prigioni nell'Accademia di Firenze, si può notare che spesso il blocco di marmo è rifinito nella parte anteriore, ma dietro è lasciato quasi allo stato grezzo. Talvolta, cioè, la parte posteriore è meno importante della parte frontale. Questa è una tecnica pittorica che può essere a volte giustificata in un genio come Michelangelo. Non sarebbe compatita in scultori più giovani e più inesperti, che dovrebbero avere una visione completa d'insieme di quello che stanno facendo. Io stesso non lavoro in questo modo. Sbozzo il blocco di marmo, gli giro attorno
e dopo che l'ho completamente sbozzato passo ai dettagli. Michelangelo era così meravigliosamente dotato, così straordinariamente abile, che poteva percorrere un cammino molto più lungo e arduo di chiunque altro. Osserviamo questa composizione di fronte e nei suoi particolari, nei lineamenti della Vergine e del Figlio. Ecco un altro esempio di come a volte i critici e i teorici dell'arte possano sbagliare. Intendo parlare di quei critici i quali sostengono che ciò che è necessario in un'opera d'arte è soprattutto l'unità, che non deve esserci disparità fra le varie parti della composizione. Ecco qui, di fronte a noi, una scultura che è completamente disunita. La parte inferiore è del tutto diversa dalla parte superiore, e tuttavia questo contrasto e il fatto che possiamo vedere, immaginare la parte primitiva, anatomico-realistica, e insieme l'improvvisazione sentimentale della stessa parte superiore rielaborata dopo tanti anni, in contrasto con la perfezione realistica della parte inferiore delle gambe, rendono la parte alta della scultura molto più dolce e piena di sentimento ed emozionante. It makes that all the more tender and sensitive and moving. One would like to. Viene il desiderio di girarle completamente attorno per vedere tutto. Bisogna sempre ricordarsi di come l'artista guardava la sua scultura. Ci deve essere stato un momento in cui Michelangelo l'ha osservata proprio come la sto guardando io ora, dal basso. Se noi guardiamo, per esempio, la mano della Madonna sul petto del Figlio, essa ci appare sottile come un foglio di carta. Le dita non hanno abbastanza materia, non c'è abbastanza marmo. Michelangelo non ne aveva forse a sufficienza per scolpirla, e così dovette forse scalpellare nel corpo stesso del Figlio. Ma in questo caso non ha nessuna importanza, anzi, in effetti le dita di questa mano ci danno un senso di tenerezza, di dolcissimo contatto, e sono ancora più spirituali. Non si può fare a meno di continuare a girare attorno alla scultura per osservarla da tutti i punti di vista. Da dove mi trovo io in questo momento, questo braccio è completamente staccato e differente dal resto. Ma se ricordiamo come accadde, abbiamo qui una testimonianza del primo Michelangelo in contrasto con l'ultimo. Per me la Pietà Rondanini è una delle opere d'arte più emozionanti, una delle sculture più commoventi del mondo. Forse non è giusto aver usato un basamento romano per un'opera del Rinascimento. Penso che se la base fosse stata meno complicata, più semplice, non avremmo due stili contrastanti, il romano contrapposto a quello di Michelangelo. Questo è un errore. Ritengo anche che lo sfondo non avrebbe dovuto essere diviso in sezioni, ma completamente liscio e semplice. Questa, tuttavia, è solo la mia opinione personale. This is only something which is my personal opinion. From here we get also. Da questo punto possiamo vedere anche la mano, ma da qui si ha l'impressione che Michelangelo abbia solo soffiato sul marmo. È difficile osservarla bene, dà tuttavia la precisa sensazione del tatto. Dal mio punto di vista di scultore è molto eccitante osservare la grafia, i segni dello scalpello, altri segni che si distinguono, fatti con la punta oppure con il bulino. Cosa significa per me essere scultore?
È straordinariamente eccitante. È sentire di poter scrivere, o meglio dovrei dire lavorare, con martello e scalpello, e osservare poi i segni della punta, che è l'attrezzo che si usa per sbozzare, e i segni dello scalpello, che si usa per togliere una minor quantità di marmo da un certo punto. Qui, per esempio, c'è la mano della scultura primitiva, una mano molto forte e realistica se la paragoniamo alla mano del Cristo rimodellata in secondo tempo, che è quasi soltanto abbozzata come in un disegno, in uno schizzo. Se continuiamo il giro, possiamo constatare quello cui ho accennato prima, che la parte posteriore è stata trascurata nella creazione, nella concezione di Michelangelo. È stata curata solo la parte frontale. In alcuni casi mancava il marmo per completare la figura. Ma da parte più nuova della composizione, intendo dire le teste e le spalle della Madonna e del Cristo, da qualsiasi parte la si guardi, è impressionante, direi quasi una figura agonizzante. Io sono sicuro che Michelangelo, mentre vi lavorava, stava pensando alla vita e alla morte, alla propria morte, all'infelicità dell'esistenza, alla tragedia umana, e tutto questo l'ha rappresentato nella parte che ha voluto fare prima di morire. Per me è una delle più grandi opere compiute nel passato da un singolo individuo. Ritengo che questo capolavoro dimostri come non sia la bravura, né l'eccellenza della tecnica, e neppure una particolare abilità in quest'arte ciò che più conta. Quello che è più importante è la qualità del pensiero che ispirò l'opera. La grandezza del pensiero scaturisce dall'opera e dilaga al di sopra di ogni bravura o perizia tecnica. Si sente in questo capolavoro la più profonda comprensione dell'umanità. Questo per me è il vero metro di giudizio di tutte le opere d'arte, il senso d'umanità che le ha ispirate. Behind the work.